Affari Italiani alla presentazione di Yungt, un gruppo, parte di un gruppo più grande, ora chiediamo esattamente qual è la dimensione, sbarca in Italia perché ritiene che il nostro paese sia in grado di attirare attività e ricerca. Con Alessandro Greco, amministratore delegato Yungt, chiediamo appunto questa scelta dell'Italia che insomma inorgoglisce il nostro paese e mantiene una tradizione delle aziende di tecnologia avanzata nella insomma immediata vicinanza di Milano. Sì, proprio il motivo della scelta dell'Italia risiede proprio in quello che lei ha appena menzionato, cioè la tradizione. L'Italia nel mercato delle telecomunicazioni, specialmente nel ponte radio, ha sempre avuto una posizione di leader, di riferimento per tutto il mondo. Negli ultimi anni purtroppo, per varie scelte di politica industriale, le grosse aziende hanno deciso di abbandonare il settore o quantomeno di ritirarsi, e lasciando quindi un folto gruppo di persone con grandissime esperienze e capacità che può attrarre chi vuole investire in questo settore. Ecco, dal punto di vista occupazionale, quindi voi sfrutterete competenze che già sono presenti nel nostro territorio? Noi partiamo con un gruppo di persone che sono tutte del territorio, con un piano di sviluppo che si baserà su persone disponibili qua nell'area milanese, che poi è l'area in cui si è sviluppato il ponte radio negli anni. Ecco, dal punto di vista strategico qual è diciamo il percorso che avete previsto, che avete immaginato? Il percorso strategico è di creare questo rapporto con la casa madre, con Micran, che è un'azienda di tecnologia radio, quindi ha delle competenze specifiche con le quali dovremo fare forti sinergie naturalmente, mantenendo la leadership del prodotto e utilizzando le tecnologie e le capacità che loro possono mettere a disposizione. Ercole Rovida si occupa della parte commerciale, direttore commerciale di Yungt, che significa, che deriva dal latino e significa essere uniti, quindi l'unione è anche il principio della rete commerciale che svilupperete? Assolutamente sì, con Micran avremo appunto delle strategie comuni, ovviamente l'approccio commerciale sarà congiunto, avremo anche la possibilità di studiare settori di mercato relativi anche a un portfolio integrato con prodotti nostri italiani fatti qua in Italia e quelli che vengono sviluppati in Russia. Comunque assolutamente una strategia commerciale congiunta proprio per indirizzare il mercato con delle soluzioni innovative e chiaramente che ci possono dare la possibilità di un time to market molto rapido e chiaramente speriamo bene di combattere la competenza. Ecco, il mercato italiano come lo vedete e quali numeri, se possiamo anticipare qualcosa, pensate di poter fare? Il mercato italiano chiaramente, essendo un'azienda italiana, lo vediamo come priorità alta per l'indirizzamento, però essendo una società multinazionale abbiamo chiaramente delle ambizioni internazionali, quindi io direi priorità italiana, dopodiché Europa e poi il resto del mondo. Chiaramente il mercato italiano offre delle settori che noi potremmo indirizzare già da subito. Per quanto riguarda delle previsioni commerciali, stiamo appena iniziando, quindi magari l'anno prossimo ne riparleremo. Diciamo che i target sono ambiziosi. Bene, allora ci diamo appuntamento l'anno prossimo, fra qualche mese, per capire il percorso e la dinamica di Yungt. Intanto, ripeto, è un bene che ci siano investimenti stranieri di fiducia sulla competenza e di fiducia anche sul mercato. Al di là di tante aziende che chiudono, c'è una notizia positiva e questa volentieri la raccogliamo. Per Affari Italiani, con Yungt, buona giornata a tutti. Grazie.